Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Grazie Drums. Nel video di oggi voglio andare a provare una cosa che non ho mai provato nella vita, ma che mi ha sempre incuriosito da matti, cioè gli ink pen. Gli ink pen sono delle navicelle spaziali che si suonano. Cosa vuol dire? Cioè sono, non so se avete presente, io li ho visti in spiaggia, in strada, anche live, delle cupoline, diciamo, dove la gente con le mani o coi mallet, quelle bacchettine piccole, suona e fanno un suono strepitoso, secondo me, che è un suono proprio super rilassante, che poi, cercando un po' su internet, si usa tanto nella meditazione, anzi è nato principalmente per la meditazione, ma fa un suono veramente bellissimo. Quindi io non lo so suonare, questo lo dico subito, ma lo voglio provare perché secondo me appunto è una roba che noi batteristi, essendo uno strumento a percussione, lo possiamo suonare, ha le note, ma non preoccupatevi, dopo vi dico, non c'è bisogno di sapere le note, e quindi secondo me è una roba che crea un suono fighissimo e in più dà a chi lo suona una rilassatezza epocale, secondo me. Ma andiamo a vedere. Quindi sono andato un po' su strumentimusicali.net l'altro giorno e ho visto che ne esistono ancora un sacco di tipi. Ne ho scelti tre dai 30 euro, ne ho scelti tre, uno da 30 euro, uno prezzo medio e l'altro da 1300 euro. Ho detto, che cacchio cambia tra uno e l'altro? Dimensioni, suono, non lo so. Quindi andiamo a vedere. I pacchetti sono lì dietro, la sigla la mando adesso e poi partiamo a spacchettare. Andiamo. Per spacchettare l'ho trovato in realtà come si chiama quell'affare che taglia? Il taglierino, ma non è questo, perché mi piace tagliare queste cose con degli oggetti che non hanno senso, quindi ho preso un... Perché non mi vengono in mente i nomi? Cacciavite a taglio. Vabbè, vado a prendere il primo pacchettino. Prendo quello più piccolino che c'è lì, che secondo... Stavo ammazzando. Che secondo me è quello del... No, non lo so. Vabbè. Volevo andare in realtà in ordine di prezzo, ma non credo sarà... Non credo sarà così. Penso andrò in ordine casuale in base a quello che capita. Quindi, questo primo pacchetto... Eccolo qui. Questo primo bel pacchettino qua. Tadan! Cos'è questo? Ah no, forse ci ho preso, forse giù. Ah, ma è veramente così piccolo. Qui ce ne sono due. Ok, allora, uno è questo, che è quello di Pearl. Pensavo fosse più grande, vabbè. Sul sito ovviamente c'era scritto la grandezza, ma io, vabbè, avete capito, ho guardato il prezzo. E qui c'è, allora, a sto punto, il primo che E vai là. Il primo che vado a provare, questo lasciamolo qui. Allora, mini... Steel Tongue Drum. Allora, questo è un pannino, che in realtà questo non è un pan. Poi appunto, come vi ho detto, io non sono esperto di questa cosa, lo faccio per curiosità, e questo è quello che viene meno di tutti. Questo lo lasciamo qui, non lo perdiamo. Ed è veramente molto piccolo, non dico tascabile, ma se uno ha le tasche un po' grosse potrebbe essere anche tascabile. Guardate, carino questo comunque. Guardate che bello che è. Belli, della Mail. Sonic Energy della Mail, se non sbaglio, quello mini, perché esiste anche quello più grande. Dato con il suo sacchettino, molto carino. Direi di metterlo qui e probabilmente dalle camere, adesso vedo se si vede, ma direi che si vede. E in più ci sono anche i mallettini. Quindi questo... Sono gasatissimo! Bello, molto carino, molto divertente, devo dire, e in realtà molto rilassante. Allora, ovviamente è sempre uno strumento musicale, quindi anche se non ha note, perché anzi non è vero, ha le note, ma non è importante sapere le note,
perché di base tutte le note stanno bene. La cosa bella è che appunto noi lo possiamo suonare senza pensare troppo. Ovviamente l'unica cosa che dobbiamo pensare è una melodia. Se noi riusciamo a trovare una melodia, magari anche con tre note come ho fatto all'inizio, poi possiamo andare pian pianino ad aggiungere. Quindi è molto carino, molto, molto divertente, devo dire. È uno di quegli strumenti dove starei delle ore a suonare e non mi accorgerei di questa cosa. Infatti, ogni tanto, magari ad esempio anche adesso, probabilmente incomincio a parlare tagliando un pezzo di quello che sto suonando, perché magari poi in montaggio mi accorgo di essere andato troppo lungo. Ma mentre suoni questo veramente non te ne accorgi, perché sei lì che dici: cacchio, adesso con questo potrei fare quest'altra cosa e viene magari più figo. E allora stai lì e suoni. Ecco, essendo così piccolo è un po' difficile all'inizio soprattutto riuscire a prendere giusto, perché se non prendo bene nel centro di queste linguette, che poi sono quelle che vibrano e danno il suono, non ottengo chissà che suono. Invece se prendo le linguette giuste ho il suono figo. Adesso andiamo avanti. Quindi da questo pacchetto qua prendo l'altra cosa, non vi sto a fare tutta la questione unboxing eccetera, se no voglio farvelo sentire più che farvi vedere che scarto eccetera. Quindi vado a prenderlo, scarto, vado a prenderlo e ve lo porto direttamente qui, anche perché ci sono degli altri mallet più grandi, perché lui è più grande. Eccolo qua. Allora, questo è un Pearl, che secondo me è così, con le note acute davanti e le note più gravi dietro, mallet più grandi. Questo ha un suono sicuramente più grave, immagino, perché è più grande. Sentiamo un attimo. Completamente diverso. Quindi qui, allora, è più facile da suonare perché è più grande, non abbiamo problemi grossi a prendere le note, trovare le note con questi mallet più grandi, più pesanti, e soprattutto con queste linguette qua più grandi, proprio banalmente a suonarlo è più semplice, come se avessimo appunto sul pianoforte dei tasti grandi così o dei tasti grandi così, sono più semplici da schiacciare, un po' più forte il volume ovviamente perché lui è più grande. Questo è dotato di queste gambette qua, perché questo, vedete, ha un buco che serve per far uscire l'aria. Se non ci fossero queste gambette, quando lo appoggiamo sarebbe un problema, perché non potrebbe uscire bene il suono e non avremo questo suono. La cosa che sento qui è che sembrano un po' tanto diverse, stanno bene tutte le note insieme, ma sembrano tanto diverse quelle davanti acute. Rispetto a quelle dietro. Ah, mi sono piantato.
Però, essendo così diverse, la prima cosa che mi verrebbe da fare è fare dei botta e risposta con magari quella centrale, che è la principale, che fa da paciere tra le due che discutono. Proviamo a pensarla in questo modo qua. Questo è molto carino, questo ho letto che è una in scala di Do maggiore, e, molto bello, più che altro vedete, sono talmente tanti queste tipologie di strumenti, poi questo e l'altro non sono ancora degli end pen, ma ti danno qualcosa. Questo tra l'altro può essere suonato volendo, andiamo un po' avanti col tavolino, volendo può essere suonato anche... È veramente rilassante fare questa cosa, è molto bella e più che altro ti senti di produrre musica, nel senso dici cacchio, sto creando qualcosa, quindi bellissima questa cosa qua, mi piace di più questo, costa di più, lo so, ma è più grande e si possono fare molte più cose. Di là avevamo 6 note, se non sbaglio, 1, 2, 3, sì 6, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi si possono veramente fare più cose ed è più semplice da suonare. Comunque questo alla fine è un po' più grande, ma è comunque piccolino, non è neanche troppo pesante. Pensavo pesasse meno, ma non è troppo pesante, quindi si può portare in giro tranquillamente, sicuramente molto di più di una batteria. Andiamo all'ultimo adesso, il pacco lì dietro, vado a prenderlo, lo scalto e poi andiamo a vedere che cos'è. Intanto già so che devo andare a togliere il tavolino, quindi me lo porto via il tavolino. Beh, allora, soprattutto, non soprattutto, ma soprattutto c'era questa borsa che serve ovviamente per metterci dentro il pen, quindi figo. E poi abbiamo questo barbecue che sembra un po' quello, a vederlo così, questa è una protezione, non è ancora l'end pen, ma è questa protezione che serve per appunto proteggerlo da qualsiasi tipologia di colpo, se dobbiamo portarlo in giro. Poi appunto questo è uno strumento che si porta tanto in giro, si vede tanto in giro, quindi figo. E aprendolo, da-dan! Questo è il nostro end pen che costicchia, questo devo dirlo, costicchia. Abbiamo i suoni più acuti di qua, perché come potete vedere è completamente diverso dagli altri. Gli altri avevano quelle lamelle, quelle lingue che suonandole si muovevano, vibravano, e solo suonando quelle lamelle lì, quelle lingue lì, poteva suonare. Qui lo strumento intendo, qui invece è completamente diverso. Abbiamo questa cupola, diciamo, che poi viene modellata e a ognuna di questi buchi, di questi fori, viene dato un suono. Abbiamo il nostro suono principale, che è il ding. E poi abbiamo tutti gli altri suoni, in questo caso anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suoni, dal più grave, che è sempre dietro, verso avanti per andare al più acuto. Quindi, come facciamo a suonare
questo handpan. Appunto, come vi dicevo, non sono uno che suona l'handpan, l'ho suonato per la prima volta, ma adesso subito prima ho detto vediamo se esce un suono, subito prima di farvi vedere l'handpan. E ho visto che il modo migliore è andarlo a suonare con la ciccetta delle dita dell'indice per quanto riguarda il davanti e del pollice per quanto riguarda indietro. Il dietro. Bello, molto bello. Qui il suono esce sempre da questo buco sotto, che ho visto che tanti in realtà, ci sono alcuni handpan che hanno anche delle note sotto e tanti in realtà perché l'impen può essere suonato tutto, può essere suonato come ho suonato io prima, può essere suonato volendo, credo, adesso ci mettiamo un po' le mani, ma anche stoppando qualcosa. Perché se mollo, lui va avanti, ma se tengo la mano... Bellissimo, più che altro rilassante, cioè è vero che stai suonando, stai facendo cose, io non so neanche se lo tengo giusto o va tenuto più su, più giù, se il seggiolino sia troppo alto, troppo basso, eccetera, ma io mi vedo sul divano, suonerei, non scherzo, 3 ore questa cosa qua, andrei avanti a suonare, ma lo porterei ovunque questo, è un po' la chitarra acustica, diciamo, dei chitarristi, che se la portano in spiaggia e la suonano. Questo ovviamente non, la gente non può cantarci sopra, ma è una figata. Questo, per giusto per sapere, è un in re minore, questo in pan, e praticamente ho scoperto che il re minore è uno di quelli più diffusi, soprattutto per chi comincia, quindi veramente un ottimo strumento, veramente uno strumento molto 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 rilassante, bello da vedere anche, devo dire, comunque, perché questo io in studio lo metterei volentieri anche solo da vedere, molto molto bello. Poi ne esistono di varie tipologie, di vari colori, infatti qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link alla a questi strumenti, non a questi handpan, perché l'handpan è solo questo, ma a questi strumenti che vi ho, queste percussioni che vi ho suonato oggi, vi lascio il link di ognuna, ma vi lascio anche il link di tutte quelle che ci sono su strumentimusicali.net, perché ce ne sono veramente tante, alcune con un suono più allegro, alcune con un suono più triste, più malinconico, che ti fa pensare più una cosa, più sognante, eccetera eccetera, ce ne sono veramente una marea di tipi. Il consiglio che vi do è quello di fare una prova con questi, con queste percussioni qua, perché anche proprio per una questione personale, secondo me rilassano molto in generale, cioè ti metti lì una mezz'oretta. E poi questi sono strumenti che possono essere suonati in base al proprio mood. La batteria dobbiamo fare pum, pa, pum, pa, poi possiamo suonare più forte o più piano, ma il mood è sempre un po' quello di menare. Invece qui c'è una giornata in cui siete stanchi e volete rilassarvi un po', ma non avete voglia di fare tutte le cose, che poi tanto questi strumenti qua, fare queste cose qua,
magari meglio di no, ma vi mettete lì, se voi fate una nota ogni mezz'ora. È bellissimo, è bellissimo, è una figata veramente pazzesca. Quindi starei ancora qua a suonare tanto e anzi, finito questo video, molto probabilmente mi metto lì e me lo suono ancora un po' perché veramente mi è piaciuta molto questa cosa. E quindi grazie mille strumentimusicali.net per avermi mandato e avermi dato la possibilità di provare, perché questa era appunto una prova più per curiosità mia che per altro, però spero di avervi fatto venire la curiosità anche a voi di provare questi aggeggini che sono molto belli. Poi, ovviamente, come avete visto, ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i prezzi, di tutte le sonorità. Quindi, proprio la scelta sta alla vostra creatività. Con questo, appunto, grazie mille strumentimusicali.net per avermi mandato questi prodotti. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Qui sotto in descrizione trovate anche il link ai miei corsi, ne è uscito uno da poco tra l'altro, quindi andate a spulciare un po' e basta, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, fate tutte cose e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!